Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. In questa diretta avremo il piacere e l'onore di stare in compagnia con la più grande nuotatrice italiana. Sto parlando di Federica Pellegrini. Federica Pellegrini è primatista mondiale nei 200 metri, primatista europea nei 400 metri, ha partecipato a ben 4 Olimpiadi e si sta preparando per la quinta. La prima è salita sul podio a soli 16 anni con una medaglia d'argento, poi a Pechino nel 2008 con una medaglia d'oro. È l'atleta che ai campionati mondiali ha vinto più titoli nella stessa gara. 8 edizioni, 8 titoli, 4 ori, 3 argenti e un bronzo. È un grande esempio di sport e di vita per tutti noi. Vediamo se siamo fortunati che il collegamento oggi è più semplice rispetto a quello di ieri. Allora, vediamo un po' se Federica si è collegata. Siamo puntualissimi. Allora, vediamo un po'. Federica, se ci stai ascoltando, se mi stai vedendo. Allora, datemi ancora qualche secondo. Vediamo se, ecco, eccola qua. Vediamo un po' se siamo fortunati. Federica, ci senti? Ci vedi? Ci sei? Eccoci! Eccola! Buonasera! Ciao! Ciao! Ciao bella! Come Come va? stai? Io Bene, 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 tu? dai. Bene, bene, devo dire un po' di corsa perché ieri è arrivato questo cucciolino nuovo e quindi ho un po' la casa veramente sotto C'è un sopra. amico per Vanessa? C'è un amico per Vanessa, sì. Come si Io chiama? Rocky, perché Rocky? mi E come piaceva Rocky e Vanessa, quindi. l'ha accettato? Ci stiamo lavorando perché. Immagino. Allora, io devo dire la verità, non me l'aspettavo per niente. Infatti ci sono rimasta malissimo all'inizio perché Vanessa è sempre andata d'accordo con tutti i cani che ha incontrato. Allora ho detto: sta da sola tanto tempo e tutto quanto, gli prendo un cucciolino, almeno se la passa un po' le ore mentre sono via per l'allenamento. E quando è arrivato, devo dire che invece lei non l'ha presa bene. Io mi aspettavo feste, che iniziassero a giocare subito Pura insieme. gelosia. Pura gelosia, ma mi guardava con degli occhi. Io ho pianto ieri pomeriggio con i Povera. miei. Ho detto: Madonna, pensavo di farle un piacere, invece l'ha presa malissimo. Invece, già ieri pomeriggio meglio, oggi Serve un già po' di tempo meglio. per Sì, abituarsi. è quello che mi dicono tutti, solo che io ho avuto una brutta esperienza con i gatti dei miei genitori, che c'era Mafalda, che era la gatta storica, e poi è arrivato questo cucciolino tanti anni dopo e non si sono mai accettati. Quindi, però, spero che per i cani sia un po' diverso, almeno tutti quanti mi dicono di aspettare qualche giorno che poi andrà meglio. Quindi ci stiamo lavorando. Ci stiamo Quindi lavorando. sono, sì. Senti Federica, e tu sei tornata a lavorare appunto dal 4 di maggio, sei Sì. finalmente tornata in acqua e in vasca. Com'è stata questa Sì. È sensazione? stato, guarda, indescrivibile perché di fatto io sono stata ferma 6 settimane e per me è stata una cosa che non è mai capitata neanche quando proprio facevo gli esordienti, forse con la Era la scuola prima moto, volta nella tua perché vita? era la prima volta che io mi fermavo così tanto. Sì, ho cercato comunque di mantenermi un po' in forza in casa, però per noi nuotatori è veramente difficile perché noi perdiamo la sensibilità all'acqua subito. È come è una cosa proprio che manca, non sai dove passa il braccio, la perdiamo in 2 giorni, quindi pensa in 6 settimane. Perché Dobbiamo voi di lavorare solito molto su state fermi quello. solo la domenica. Sabato pomeriggio e domenica, sì. La sensibilità all'acqua, pensa che cosa Sì. assurda, cioè noi non, una persona normale non, cioè
Cioè, il contatto con l'acqua ce l'hai sotto la doccia, in vasca da bagno, quando Sì, vai al sì, mare, sì. però la percezione, come dicevi te, no? Della sensazione, proprio Sì. la sensibilità con l'acqua è un Sì, qualcosa sì, che sì. noi Ah, non per riusciamo a noi. capire. No, ma infatti, cioè, è una cosa proprio deformazione professionale, ecco. Quindi una che è abituata a starci tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno quasi, quando non c'è, poi sono quelle percezioni che ti accorgi di non avere più e ci vuole veramente tempo per riaverle, ecco. Ma ad esempio a casa hai avuto più difficoltà a domare il discorso fisico, quindi proprio un fatto di prestazione del tuo corpo che aveva bisogno di fare, o più invece l'aspetto mentale, psicologico, che era quello forse legato a questi divieti, a questa Sì. mancanza di libertà? Allora, io devo dire la verità, sono una persona che si adatta molto alle cose che gli capitano nella vita, subito anche, quindi c'è un problema, ok, pensiamo subito alla soluzione o comunque ci adattiamo per cercare che questo problema non diventi ancora più grande di quello che è. Io sono sempre stata così, ma penso sia una cosa che non è, sì, la puoi imparare, però è un po'. Fa parte un po' del nostro carattere, no? E questo io l'ho sempre avuto. Quindi diciamo che questa quarantena ho cercato di viverla al meglio perché uno ha detto: cavoli, non mi è mai capitato un periodo di pausa così lungo, prendiamoci sta vacanza. Godiamocelo. Sì, prendiamoci sta vacanza. Quindi quello è stato. Dal punto di vista mentale. Io onestamente non ho mai avuto dubbi sul fatto che fosse poi facile riprendere dopo. Sicuramente è stato difficile, sarà difficile nei prossimi mesi ritornare a quell'allenamento che avevo prima della quarantena, ma quello lo sapevo. Per quanto riguarda i miei obiettivi, invece, sono sempre stati quelli. Io ho detto, quando ci ho preso questa decisione, tra l'altro giustissima, di spostare le Olimpiade, sapevo che se l'avessero slittata di 2 anni, molto probabilmente avrei preso una decisione diversa da quella che ho preso Differente. invece. Sì, anche perché io Perché comunque. sì, perché per te cambiano tanto le cose, nel senso, slittare un'Olimpiade di un anno cambia tutta la strategia che avevate messo in atto, immagino, per i tuoi allenamenti con il tuo staff, cioè devi mettere tutto in discussione, devi riprogrammare tutto. Sì, diciamo che la parte più difficile veramente perché l'Olimpiade di fatto è stata slittata di un anno preciso, quindi alle stesse date a luglio fine luglio dell'anno prossimo. Quindi abbiamo detto va bene, rifacciamo l'anno che avevamo programmato da settembre, perché poi la nostra stagione parte a settembre e finisce ad agosto. Riprogrammiamo lo stesso anno che avevamo programmato e riprogrammiamo i collegiali, i ritiri all'estero, le gare e tutto quanto, quindi facile. Il problema è che l'unica data che hanno confermato per adesso è quella delle Olimpiadi, quindi ci hanno già cancellato tutte le gare fino a dicembre. Cioè, noi forse ritorneremo a gareggiare a gennaio dell'anno prossimo e così diventa molto difficile perché per noi comunque è importante veramente testarsi, gareggiare, anche non in formissima, anche nei vari step per arrivare poi al punto d'apice che si spera sia quello dell'Olimpiade. Però non avendo gli step intermedi, devo dire che diventa molto difficile, sì. Sì, soprattutto perché, come dicevi te, non riesci ad avere un termine di paragone, cioè ti alleni, ti alleni, ti alleni, ma poi Sì. tutti questi allenamenti non vai più di tanto a verificare quanto siano stati produttivi, poi ti manca, immagino, il pubblico, ti manca il tifo, ti Sì, manca quell'adrenalina del podio, cioè tu sei salita sul tuo primo sì. podio quando avevi 7-8 anni, giusto? Cavoli, Agli sì, inizi, proprio agli inizi, agli inizi. sì. No, quello manca, perché allora diciamo che il modo di testarci lo troviamo, perché facciamo queste prove gara in allenamento, come se fosse una gara, mettiamo il costume, diciamo via ufficiale, tempi al via e quant'altro.
però di fatto Beh, però non la hai gli tua avversari, testa non è collegata con no, quella non hai cosa gli là. avversari, e già lì comunque è una bella marcia che cambi, nel senso che avere comunque qualcuno di fianco che sta al tuo passo, oppure avanti che lo devi raggiungere, oppure comunque che lo vedi rientrare, è diverso. Poi il pubblico, e dicevo anche l'altro giorno, anche quei 10 secondi di presentazione alle corsie che fanno corsia 4, cioè solo a dirlo a me viene la pelle d'oca, ma È è una un cosa che booster ti, pazzesco. sì, ti provoca un'adrenalina incredibile, quindi manca un po' tutto questo, ecco. In questo periodo a casa comunque avevi un programma, ti sei allenata, hai fatto qualcosa, immagino di Sì, sì. io facevo un giorno pesi perché sono riuscita a ricreare una mini palestrina in casa, nel terrazzo di casa, e un po' invece, diciamo, lavoro più aerobico, però sempre a secco, ecco. No, vabbè, un tuffo nel letto l'hai fatto, però l'abbiamo visto tutti. Un tuffo nel letto l'ho fatto, ma guarda, è stata una cosa. Se, forse no, non ci crederà nessuno, però è stato un video buono alla prima. Cioè, Cotto e è mangiato venuto, sì, è proprio. venuto così. Mi sono alzata una mattina che a rileggere gli articoli, non si sa se si fanno le Olimpiadi, non si sa se si fanno tra 3 mesi, tra 4, tra 5. Ho detto, cavoli, non se ne può più. Fammi fare sta cavolata per sdrammatizzare un po' della chiamata all'Olimpiade che ancora stai dormendo, no? Allora è venuto così, ma è stato proprio cotto e mangiato, sì. Infatti c'è stata anche una tua dichiarazione che non voleva essere polemica, voleva solamente forse essere una provocazione, dove tu hai proprio detto la ripresa è importante per tutti, non solo per il calcio. Sì, ma guarda, io non ho assolutamente niente contro il calcio, però sai, in questo momento di difficoltà dove ogni telegiornale che passava, il calcio non si sa, e il calcio non si sa come, perché, e io dicevo, cavoli, però ci sono anche tutti gli altri sport, no? Si dovrebbe cercare di parlare un po' in generale di tutti gli altri sport, anche per quanto riguarda gli atleti che stanno fermi, che non si sa, che con gli stipendi tagliati, che magari non lo prenderanno neanche, che e non si sa quando riprenderanno e quant'altro, e diciamo che la mia è stata un po' una provocazione in questo senso, perché insomma è inutile negare che il calcio sia lo sport italiano più popolare, questo lo sappiamo tutti, è più importante forse, però insomma è giusto che si Ci sono ricordino ancora anche gli discipline di altri. Serie sì, A e di Serie sì, B. sì. Beh, A livello di popolarità sicuramente, a sì, livello di certo, di popolarità sicuramente. numeri, di Sì, quanto ci gira di economia beh, attorno, certo, quello inevitabile, è ovvio. innegabile. Sì. Voi comunque siete remunerate e avete anche gli stessi trattamenti dei nuotatori maschi. Sì, È noi stata non una facciamo lotta differenze. complicata o è stato semplice? Avete dovuto, non so quanti anni fa è diventato professionismo anche il femminile, perché ad esempio, come vedi nel No, calcio femminile, invece le sì. difficoltà sono ancora tante. Guarda, forse ti darò una notizia sconcertante, ma noi nuotatori siamo amatoriali, non siamo professionisti. Ah, voi non siete professionisti? No. Perché lo è solamente il calcio, il golf e forse il basket Il di A. tennis? Sì. Ah, quindi E non noi non siete siamo ancora nel golf. professionisti, però cioè, gli stipendi poi dipende poi dalla società, l'ingaggio della società è comunque quello, dipende dal valore dell'atleta, indipendentemente se è uomo o donna. Invece a livello proprio di premi per le gare sono paritari, ma sono sempre stati così. Siete amatoriali nonostante le vostre giornate, ad esempio, una tua giornata tipo, Federica, raccontaci da quando ti svegli a quando finisci la tua attività. Beh, gira tutto intorno al mio mondo, ovviamente, perché comunque non è il mio lavoro, ma è il mio lavoro. Quindi Come non diciamo è che il io tuo più o lavoro, meno. caspita, è No, più del tuo lavoro. sì, no, no, però è praticamente la mia vita. Diciamo che Sì. forse ci metto così tanta passione, ho così tanta passione ancora per questo sport, che chiamarlo lavoro per me è veramente difficile, no? E quindi forse per quello. Io ho la sveglia alle 7, alle 8 sono in piscina per fare un po' di riscaldamento a secco, alle 8 e mezza siamo in acqua, fino alle 10 e mezza 11, poi torno a casa, pranzo, riposo, al pomeriggio di nuovo 2 ore e mezza in acqua, poi alla sera 2 volte a settimana ho terapia.
altre 3 volte a settimana c'è pesi, palestra di pesi, e poi sabato pomeriggio e la domenica, se non ci sono gare, abbiamo il weekend di riposo. Allora, questa mattina ho Altre. avuto una discussione accesa col mio trainer che si parlava di quanto serve il recupero. Quindi quanto sia importante dormire e riposare, ma anche quanto serva recuperare attraverso il cibo e l'alimentazione, no? Allora mi diceva, guarda che una come la Pellegrini, non pensare che mangia solamente le 4 o 5 volte o le 3 volte più 2 snack, cioè l'integrazione alimentare è alla base di tutto. Che Sì. regimi avete, Federica? Allora, io diciamo che ho sempre faticato a seguire delle diete ben precise perché non sono una che mangia quantità di cibo elevatissime, ok? Anzi, sotto allenamento, con la stanchezza, tendo anche ad avere lo stomaco molto bloccato e a dover, anzi, forzarmi per mangiare. Però al netto di questo, diciamo che io ho sempre preferito non privarmi di niente, cioè mangiare poco, ma magari di tutto, ecco, senza avere i 50 grammi pesati, l'olio, un cucchiaino d'olio, No, no, questo è un po' quello. vecchio stile, Io poi. non l'ho fatto una volta, forse due, poi ho detto no, perché già comunque è una, cioè il mio allenamento è un allenamento veramente alienante. Se in più non ti puoi concedere neanche la No, fetta no, di infatti io tiramisù, pensavo il la birra contrario, il che sabato devi sera. integrare tanto, Sì. infatti. Devo stare attenta, cioè, secondo me gli uomini in questo sport sono molto più fortunati perché comunque mangiano un bel po'. Le donne comunque si tengono sempre un pochino, ma questo penso nella vita, nella vita in generale. Generale, siamo Sì, condannati a questo. Senti, in questo periodo di quarantena ti abbiamo visto protagonista di un bellissimo gesto di beneficenza e un grande atto d'amore e d'aiuto verso l'ospedale di Bergamo, Papa Giovanni XXIII. Hai creato quest'asta benefica mettendo all'asta circa una sessantina di cimeli sportivi. E come ti è venuta questa idea? Raccogliendo addirittura più circa 66.000 euro, corretto? Sì. Beh, allora diciamo che in un periodo come questo, la prima cosa che ti viene in mente è come faccio a dare una mano, nel senso non puoi uscire di casa, non puoi fare niente. Sono nate raccolte fondi giustamente ovunque, però diciamo che la mia volontà era non fare la donazione semplice, però cercare di mettere anche qualcosa di mio, no? Quindi ho parlato un po' con i miei collaboratori così e abbiamo detto: ma perché non facciamo un'asta? Io l'ho proposto io dicendo: metto comunque quasi 60 dei miei cimeli, tra cui cimeli veramente importantissimi, almeno insomma creiamo un aiuto immediato e in più chi aiuta ha qualcosa di ritorno, ecco, è una cosa divertente così. È stato incredibile perché io non me l'aspettavo, ho In detto pochissimo tempo, poi. 2 ore e mezza, sono state 2 ore e mezza di asta benefica, tutto devoluto per Bergamo, ma poi cioè, le somme che hanno raggiunto certi capi, ho detto non me lo sarei mai aspettata, perché sai, quando fai queste cose, poi io sono una magari che dice: ma che cavolo gliene frega della cuffia, piuttosto che. E infatti ero partita un po', ho detto: Madonna, adesso magari facciamo una figuraccia che non riusciamo a raccogliere niente e quant'altro. Invece siamo partiti subito, mi ricordo, con la prima cuffia, 500, 700 e così via. Le scarpe, quasi 3.000 euro, hanno raggiunto le sneaker tricolore. Quindi gli occhialini di Pechino sono stati battuti a 400, a 4.500 euro. Quindi insomma è stato veramente incredibile assistere a tutto questo. Beh, sei tanto amata dai tuoi tifosi, ma non solo per i tuoi meriti sportivi, quanto anche come persona, l'ho detto anche all'inizio, proprio come valori, no? Che trasmetti di vita.
un pubblico che ti ama, ma è un pubblico anche impegnativo perché tu hai una grandissima responsabilità. Ci sono momenti in cui hai difficoltà a gestire l'attenzione dei media, i tuoi stessi fan, cioè ci sono dei momenti in cui hai bisogno di proteggerti e di proteggere la tua privacy. Ad esempio, quando ci sono le gossipate dei tuoi amori, piuttosto che dopo una sconfitta, insomma, tanto lo sappiamo quali sono i momenti cruciali. Allora, diciamo che dopo una sconfitta è molto più semplice perché di fatto ce li ho lì a plotone di esecuzione davanti appena esco dalla gara, sono lì tutti quanti. Sì. Quindi me li faccio fuori subito. Ecco, è sicuramente brutto perché quando va male sai già che ti aspettano quelle domande che non vorresti mai sentire, però ormai insomma ci fai l'abitudine. Sulle gossipate. Anche lì è un po' una questione d'abitudine. Io devo dire che abitando a Verona sono fortunata perché qui di sicuro non ho i paparazzi sotto casa, non è che mi seguono, poi faccio una vita talmente semplice che secondo me si rompono anche le balle di seguirmi dopo un Di po', perché seguirti dopo un dicono po', dici non perché c'è stanno niente di sempre calda in nuovo, le piscina, stesse che cose. palle. Sì. E quindi secondo me è un po' anche per quello. Poi pian piano che diventi più grande, secondo me impari anche un po' a proteggere quelle che sono le cose un po' più private rispetto ad altro, ecco, quindi questo sì. Allora, io in questi giorni stavo guardando questo docufilm che c'è su Netflix, non so se ti è capitato di vederlo, su Michael Jordan, Sì, Last Last Dance, Dance, sì. ok? E mi sono permessa di fare questo paragone, questo confronto con te, nel senso Sì. che in questo documentario si raccontano le sue vicende sportive, quindi i suoi titoli, ma anche il suo lato Certo. umano. E lui aveva Ok. proprio un'ossessione ad essere il migliore, quasi da diventare addirittura un po' antipatico, no? Anche ai Sì. suoi compagni di squadra. Tu hai questa ossessione ad essere sempre la migliore, la prima della classe, in senso positivo, voglio dire, che come se vincere fosse l'unico scopo della tua vita? Allora, forse non è un'ossessione così grande come la racconta lui nel suo docufilm, però di fatto un atleta è un agonista nato, cioè per forza, altrimenti lo farebbe solo a livello amatoriale. Io devo dire che anch'io, ovviamente con la dovuta umiltà, mi sono ritrovata molto nelle sue parole, ma secondo me come tutti gli atleti di alto livello, ecco, perché io poi sono, se si può dire questo termine, sono veramente stronza in allenamento. Io, cioè, anche magari nel primo 50 sciolto mi scoccia se arrivo dietro anche al mio compagno di allenamento. Quindi, da questo punto di vista, sì, io sono molto tignosa, non faccio uno sport di squadra, quindi non mi trovo magari a incitare così calorosamente i miei compagni di squadra, ma piuttosto mi incazzo con me stessa se non va come deve andare. Quindi sì, da questo punto di vista mi ci sono trovata molto. E pretendi molto da te stessa e pretendi molto anche dal tuo staff, ad esempio, non so, verso il tuo tecnico, verso il tuo allenatore, tu hai cambiati parecchi nella tua vita, Sì, no? E a sì, sì. volte dai rapporti più complicati nascono poi i frutti migliori, a Sì, a volte, spesso volte. accade, Sì, a sì. volte. A te Allora, com'è andata con i tuoi allenatori? diciamo che io ho avuto dei grandissimi allenatori, tutti abbastanza comunque severi, tutti molto massacratori, ecco, diciamo così. Ma perché secondo me sono la prima ad ammettere che io ho proprio bisogno di quello, cioè io ho bisogno ogni allenamento di uscire sfinita, altrimenti non sono in pace con me stessa. Ti Quindi capisco. Io in generale nella vita, per tutto ah, quello che faccio, quindi siamo ok. sulla stessa linea, non sportiva, non... però mi ci Sì, ritrovo nelle tue parole. quindi ho proprio bisogno di uno che mi porti sempre oltre il mio limite, e così è stato. Rapporti difficilissimi, devo dire, con i miei allenatori non ce ne sono stati, ecco.
ci sono stati allenatori che magari ho cambiato dopo poco tempo perché non mi ci trovavo magari tecnicamente o non è nato quell'amore, quel feeling a pelle, no? Però devo dire che problemi serissimi con i miei allenatori non ci sono mai stati. Poi crescendo, sai, cerchi anche come cerchi qualcosa di diverso negli uomini, cerchi qualcosa di diverso anche negli allenatori, no? Se prima magari da ragazzina hai bisogno di quello che proprio ti rompe le balle dalla mattina alla sera, quando hai 30 anni, ok, vuoi il massacratore in acqua, però al di fuori, cioè, ho la mia vita, quindi con calma. Quindi sì, no, devo dire che però ho avuto degli allenatori fighi. Senti, a proposito di cercare qualcosa d'altro, perché come hai detto te, uno cambia, matura, tu sei, hai quasi 40, 32 anni, Sì, 31, 32 ad agosto. ok, 32 d'agosto. Dopo Tokyo hai detto che vorresti anche provare a fare qualcosa d'altro, magari non solamente e solo nuoto, acqua, vasca. Sì. Ti vedi più in un ruolo istituzionale, ti vedi, non so, lanciata nella moda che è una tua passione, piuttosto che, non so, aprire un panificio o andare, non so, iniziare a viaggiare e fare il giro del mondo in un anno. Mi piacerebbe anche perché io nella mia carriera ho visto solo piscine e alberghi, ho girato tutto il mondo ma ho visto solo piscine, alberghi e aeroporti, quindi il giro del mondo mi piacerebbe farlo per rivedere un po' tutti i posti che ho visto poco, Da ecco, nuotatrice. sì, che ho visto da nuotatrice. Sì, mi piacerebbe fare altro, ma forse è più il desiderio da donna, no? Cioè, quindi comunque dei progetti più Famiglia, figli, ci personali stanno anche questi, che a livello certo. lavorativo. Ecco, ho anche, diciamo, ho anche la fortuna di non dover trovare la strada giusta appena smetto di nuotare. Ecco, quindi ho, diciamo, ho la possibilità di avere del tempo per decidere cosa fare, ecco. Federica Pellegrini, stilosa, in tuta da ginnastica piuttosto che col costume olimpionico sui blocchi, ma stilosa anche con un abito da sera con un tacco 12. Sì. Hai questa grande capacità di essere veramente molto femminile e insomma ti piace prenderti cura di te. Che cos'è la femminilità? Ho sempre pensato che una sportiva non per forza debba essere vestita in tuta da ginnastica e scarpe da ginnastica dalla mattina alla sera. E questo l'ho sempre pensato anche grazie alla mia passione smoderata per le scarpe col tacco che ho avuto da giovanissima. Quindi sì, io poi sono una persona molto camaleontica, nonché abbastanza lunatica, quindi per me comunque cambiare faccia di me stessa è molto divertente, mi ci ritrovo molto e mi trovo anche a mio agio in diverse situazioni molto diverse tra loro. Quindi, insomma, sì, da questo punto di vista mi sono sempre divertita a cambiare, ecco, un po' faccia. E ti abbiamo visto in Italia's Got Talent cambiare Sì. molte volte faccia, insomma, ti sei sfogata con i look, con scarpe, trucchi, capelli, insomma, è stata un'esperienza divertente. Come ti sei trovata? Bello, bellissimo. Sono state 2 stagioni veramente fantastiche. Vabbè, la prima era veramente per me la prima volta che facevo una cosa del genere in TV, quindi sono entrata che ero intimorita e ne sono uscita con qualche complimento Però che eri onestamente ha molto a fatto tuo piacere. agio. Sì. Sì, magari perché nascondevo bene la tensione. Però no, no, è stato divertente. Poi avevo dei compagni, ho dei compagni di viaggio veramente che mi hanno messo a mio agio da subito. Non mi è mai stato richiesto di essere quello che non sono, no? Ed è secondo me la cosa che più in assoluto ti metterebbe non a tuo agio. Quindi io ho cercato di essere me stessa, ovviamente poi ci sono dei tempi televisivi da seguire, però quello si impara col tempo e è stato divertente molto.
Senti, l'aggettivo la divina, come lo gestisci? Questo aggettivo che ti hanno dato come la regina del nuoto, ti piace, ti stranisce? Divina come persona o solo per quanto riguarda lo sport? Oddio, questo lo devono dire gli altri. Divina è una cosa che dà un po', diciamo, i brividi, nel senso che comunque, Beh, ma da un le tue lato mi fa vittorie le piacere, danno i da un lato mi brividi, fa eh? piacere, da un lato mi fa piacere, non posso mentire su questo. Da un lato mi fa piacere perché, insomma, mi dà un po' il termometro di quello che ho fatto, ok? Secondo me è il complimento più bello che mi abbiano mai fatto, quindi da un lato mi fa sicuramente piacere, dall'altro dico, oddio, divina, forse un po' troppo, però no, dai. Senza dire cazzate, mi piace. Ecco. E quando sei su quel podio, l'emozione è sempre nuova, ogni gara è un'emozione diversa, te le ricordi tutte, ad esempio? Quante volte sei salita sul podio, Federica? Oh mio Dio. No, quante volte sono salita sul podio non me ne ricordo. Allora, diciamo che c'è un conto che è quello delle 53 medaglie internazionali tra europei, mondiali e olimpiadi, quindi quello è un numero che c'è. Io devo dire che pensavo che con andare avanti dell'età fossero diverse sia le emozioni nel pre-gara, quindi prendere tutto con più facilità, con più leggerezza, sia le emozioni che comunque ti dava la gara quando magari andava bene o andava male. Invece per me non è cambiato assolutamente niente, anzi forse è peggiorato tutto quanto. Perché diventi Perché più matura, hai più esperienza e quindi quello sì. spirito di adattamento che tu dicevi che hai, insomma, ormai che ti ha aiutato in tante situazioni, però forse in quella delle gare lo spirito di adattamento forse è un po' differente, no? Sì, nel senso che io Cioè ci prima sono delle troppi gare proprio imprevisti sono poi. tesa come una corda di violino e cioè, dici, ma cacchio, con tutte le gare, con tutte le finali che hai fatto, ma No. invece è come se fossi una sedicenne alla prima gara proprio. E purtroppo per me è così. E quindi non è cambiato molto, ma secondo me è anche il bello, ecco, di tutto questo, è anche forse proprio la carica che mi fa ancora andare avanti, perché se arrivi al punto di non sentire più niente, vuol dire che forse è proprio ora di cercare nuove emozioni, ecco. Prima di entrare in acqua è un po' come per noi attori dietro le quinte, no? Prima di entrare in scena, cioè noi urliamo 3 volte merda, merda, Sì, merda, merda. l'ho Tu invece batti tre imparato, volte, ecco, brava, tu invece batti 3 volte il pugno, eh. Sì. i tre elementi tuoi sono la testa, il fisico e il cuore. Ce No, n'è una che prevale di più sulle altre? il mio è un gesto un po' scaramantico che ho sempre fatto, è un po' voler richiamare all'attenti tutto quello che può servire in una gara, no? Quindi poi io faccio una gara veramente che si chiude sui centesimi, si decide tutto sui centesimi, decimi, e quindi è veramente 2 minuti, anzi 1 minuto e 50 e qualcosa di più per trattenere il respiro, ecco, è un soffio, passa tutto veramente velocemente, quindi c'è bisogno di un po' di tutto, ecco. Senti, adesso ti lascio andare che ti ho tenuto più di mezz'ora in collegamento. Vieni spesso a Riccione perché gli assoluti li Sì. fate a Riccione. Io sono appunto, vengo da lì, la mia terra, le mie radici. Sì. E la nostra piscina penso sia molto bella e credo ti abbia dato Sì. anche Vabbè, delle soddisfazioni, giusto? sì. Purtroppo quest'anno non l'abbiamo vista perché ci hanno richiuso in casa qualche giorno prima dall'inizio Prima. delle gare. Sì. Infatti, beh, Riccione diciamo che è un po', ecco, la gara di primavera più importante, tutte le selezioni che ci consentono di formare la squadra nazionale per l'appuntamento più importante dell'anno si fanno a Riccione in primavera, quindi insomma è una città che conosco molto bene, soprattutto d'inverno.
E soprattutto per le piadine anche. Beh, sì, però diciamo che in quella settimana non riesco a mangiarne quanto Niente. vorrei, no, perché sotto gara diciamo che è un alimento un po' pesante, ecco, però Esatto. a fine gara sempre. Quindi quando tornerete a gareggiare, Federica? Prima di Tokyo, la Swimming League, piuttosto Sì. Abu che c'era anche Abu Dhabi in forse, non vi hanno ancora detto Dhabi è nulla. saltato, purtroppo Abu Dhabi è saltato ed erano i mondiali in corta a dicembre. C'è l'International Swimming League che dovrebbe essere da metà ottobre a metà novembre, però è tutto in forse perché purtroppo bisogna viaggiare per andare a fare le gare, quindi Sì. il problema principale è quello, perché se si facessero in Italia forse sarebbe tutto più facile per noi che siamo italiani, ma non per gli altri. Quindi forse la nostra federazione riuscirà ad organizzare, non si è ancora capito se solo atleti o anche con il pubblico distanziato, non si sa ancora ad agosto una gara, ma giusto per dire al mondo, ecco, il nuoto ha ripreso sotto tutti gli aspetti, però non sappiamo ancora veramente niente, forse è la cosa che ci lascia un po' più di amaro in bocca in questo periodo, perché sì, è vero che per noi è importantissimo allenarci, e infatti siamo rientrati in acqua per fortuna, però insomma allenarci col pensiero di avere un'unica gara tra un anno e mezzo che è l'Olimpiade senza testa in mezzo è È tosta. tosta, sì. Però insomma, tutti gli amanti del nuoto da domani riaprono le piscine, tranne che i Sì. lombardiani potranno tornare a nuotare, ad Sì. allenarsi, e tanti anche ragazzini, bambini, insomma, che sono amanti del nuoto, che, insomma, anche tanti adolescenti, no? Che hanno scelto di fare come hobby il nuoto e sono veramente tanti, tanti. E tu penso che possa essere un esempio per tutti loro, perché non è facile, soprattutto nell'età adolescenziale, decidere di non uscire con gli amici, di non uscire il sabato sera, ma di portare avanti uno sport impegnativo, perché poi richiede, anche se a livello amatoriale, però delle rinunce, no? Dei sacrifici. Sì, Cosa sì, sì, sì. possiamo dire a questi ragazzi, che di non mollare, per spronarli ad andare avanti e per capire che lo sport è importante in generale. Beh, io credo che lo sport sia importante in generale. Penso anche che queste cose, che comunque i disguidi nella vita capitano sempre, ok? Questa volta è stata una pandemia mondiale che è inaspettata, però diciamo che gli imprevisti capitano sempre. Questa volta l'imprevisto ci ha lasciato a casa 2 mesi, quindi insomma non è stato neanche così drammatico per chi non l'ha toccato in prima persona, che magari ha avuto qualche parente malato o addirittura qualche perdita in famiglia. Quindi la cosa più, secondo me, intelligente che possiamo fare in questo momento è mettere il naso fuori di casa, fare tutto quello che dobbiamo fare dal lavoro, riprendere l'attività. Però quello che secondo me manca a qualcuno in questo momento è il buon senso, nel senso avere comunque il limite del buon senso, ecco, non, di sicuro non ci si può ritrovare in 100.000 in una piazza appena riaprono le porte. Questo, ecco, questa è Vanessa Vanessa, che è venuta a devi andare a trovarmi. giocare con Rocky. No, sta con me, non è Sta proprio con te. intenzionata. Quindi, secondo me, anche Va bene. quello che è successo qua a Verona fa un po' arrabbiare, perché dici per fare una serata fuori, ok, tutti quanti abbiamo bisogno di svagarci in questo momento, ma c'è bisogno di trovarsi in 400.000 su una piazza? No, No, piano no. piano Hai detto si tu, il buon ritornerà. senso, Sì, sì, bisogna anche comunque sulle avere un po' di spiagge. buonsenso, sì. Ma è vero che non ti piace fare il bagno nel mare? O che hai paura o ti fa Oddio. strano?
No, Ma sei di io. quelle come tutte noi donne che dice: ah, prima la pancia, no, aspetta che è freddo, no, aspetta, le spalle, e vai un pezzettino alla volta. Allora, un pezzettino alla volta sì, il bagno al mare non ho problemi a farlo, il mio unico problema è quando non vedo il fondo, ecco lì magari al largo così faccio molta difficoltà a tuffarmi, cioè da sola non mi tufferei mai, se c'è qualcuno che si tuffa prima di me, allora magari sì. Evviva anche la pellegrina, paura un po' dell'acqua. Sì, dell'acqua fonda sì, ma lo sai che tanti nuotatori hanno questa fobia? Ma tanti, Ma eh. sarà un qualcosa di psicologico che Perché dobbiamo forse, chiedere. sai, sì, forse siamo abituati a vedere i nostri limiti, che magari il mare aperto invece ci crea un po' di scompenso. Esatto. Grazie Federica, sei stata Niente, ma figurati, è un gentilissima. So piacere. che fra l'altro non sempre ami fare questo tipo di dirette, quindi sono doppiamente felice che ci hai dedicato tutto No, questo beh, diciamo tempo. che aprivo il telefono e c'erano solo dirette in questo momento, quindi Hai sai, ragione. una chiacchiera con un'amica secondo me ci sta sempre, poi bisogna sempre avere anche qualcosa da dire, altrimenti secondo me perde anche di utilità e quindi mi ha Beh, fatto piacere raccontarmi, ecco. tu ne hai tante cose da dire, non solo in acqua con le tue vittorie, ma anche come esempio di vita per tutti noi. Quindi veramente Grazie. grazie, 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 grazie. grazie. Ciao Federica, grazie. Ciao, un Buona bacione, serata. ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti, buona serata e buona domenica. Grazie che ci avete seguito in tanti. Ciao, ciao a tutti.